domani andiamo a costituire una società che avrà l'incarico appunto di comprare gli impianti. Il nostro impegno è quello, dobbiamo cominciare la manutenzione degli impianti il 2 novembre. Se non cominciamo il 2 novembre a manutenzionare gli impianti, non si apre. Nevegalli in pole position sulla griglia di partenza per una nuova stagione non solo astronomica. Massimo Slaviero, amministratore delegato di Unifarco, l'ha annunciato ieri sera agli operatori del Colle. Domani sarà costituita la società che acquisirà gli impianti che la prossima primavera saranno ufficialmente ceduti al Comune di Belluno. È stata la delibera di giunta che sancisce e estende l'interesse del Nevegalli anche a tutta la fascia pedemontana, la prima e vera concreta manifestazione di volontà dell'amministrazione comunale nei confronti del Colle, ed oggi, dopo anni di incertezze culminati con le parole ferali del primo cittadino di qualche settimana fa, oggi si respira per davvero aria nuova. Con questa delibera il Comune si prende l'incarico, dà l'incarico al Sindaco e al Consiglio Comunale per acquisire gli impianti, quindi per riappropriarsi di un impianto che non ha un interesse privato, ma un interesse collettivo. L'incontro di ieri sera ha coinvolto gli operatori nell'operazione di acquisizione preliminare e ha trovato tutti d'accordo. Tutti si sono dimostrati interessati a versare anche in solido del denaro per l'acquisizione dell'altro del Nevegalli, proprio come non come ramo d'azienda, ma come azienda, quindi di saldare tutti i debiti dell'azienda, che non sono pochi. Fondamentale per lo sviluppo del Colle è l'investimento sull'impianto di innevamento artificiale, che non può essere fatto dal privato, osserva Slaviero. Il costo dell'acquisizione degli impianti è top secret, ma supera abbondantemente i 100.000 euro.